in collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, Yamamay, Norge. Una produzione VG Channel. Una incredibile e anche un po' inquietante parete piena di maschere di Pulcinella. Non indovinerete mai dove sono oggi per quest'ultima puntata di Cibo e Dintorni, con la quale si chiude l'ottava edizione, la regular season. Dalla prossima settimana repliche fino all'inizio della nuova stagione, che sarà la nona. Ma di solito a Cibo e Dintorni c'è anche Romano, che si sa adora questo lavoro. Io vorrei sapere dove sta Roma. Roma, ma dove stai? Cara Serena, vuoi sapere dove sono? Sono in una delle isole più belle del Mediterraneo. Sono a Palmarola. Ed è qui che avranno inizio le mie ferie. Cari amici del VG Channel, tanti tanti auguri a tutti e buona estate. Arrivederci! Lello Esposito è oggi padrone di casa per questa puntata di Cibo e Dintorni. Ma direte voi, Lello Esposito, che si occupa di cibo, anche di cibo, dopo tutte le sue astrusità, dopo tutte le sue creazioni? Non proprio. Oggi ti occupi di dare a battesimo e di offrire la tua location per questa birra che ha San Gennaro, quindi ti hanno rubacchiato un po' l'idea, come San Gennaro come protettore. Però è importante che una birra sia considerata una forma d'arte. Assolutamente, innanzitutto ecco, il miracolo è proprio questo, che infatti il mio percorso è stato quello di cercare di comunicare la città, i simboli, i segni, la tradizione, quindi da Pulcinella, che è il più grande mangiatore di spaghetti, oggi mangia tranquillamente sushi, couscous, baba ganoush libanese o da altre cose, quindi questo è straordinario, e quindi da questa sera beve anche la birra di San Gennaro. Noi qui ce la stiamo spassando a brindare con Nata Vota, che è una birra, anzi che birra, lui è Fabio Ditto, il titolare di Loco for Drink. Scusami però Fabio, c'è qualcosa che non mi torna, Nata Vota, ma non era la prima volta per voi? Sì, sì, in realtà è la prima volta che noi praticamente abbiamo, perché da sempre Loco for Drink è storica azienda di importazione e distribuzione di birre, poi abbiamo deciso di produrre un prodotto napoletano, ecco, mi sentivo un po' in colpa, no? di pesare sulla bilancia dell'import, allora ho detto vabbè, creiamo qualcosa di napoletano, anche perché abbiamo tanto da esprimere. E che cosa state raccontando con questa birra, che tra l'altro ha insomma un'effigie impegnativa? Lui è qui anche alle nostre spalle, noi come dicevo in apertura ci troviamo nell'atelier di Lello Esposito e lui, l'innominato, è San Gennaro, sì, che vi deve proteggere, perché sì. Che cosa c'è in questa birra? No, diciamo che praticamente volevamo qualcosa che identificasse il prodotto a Napoli, e cosa più di San Gennaro, che è la vera icona, l'icona napoletana per eccellenza. E poi da lì è nata Vota per due motivi: un po' perché noi, il popolo napoletano, chiede sempre ogni anno a San Gennaro di rinnovare il proprio amore per la città di Napoli, e un po' perché noi volevamo che questo prodotto, insieme al mastro birraio Achille Certezza, praticamente un prodotto che fosse richiesto Nata Vota. Io me la voglio bere Nata Vota, ne devo sentire il bisogno un'altra volta di bere dopo aver fatto il primo tuffo. Una dipendenza, sì, da birra. Ma quali sono le sue caratteristiche? Perché so che c'è stato uno studio molto dettagliato. Sì, in realtà praticamente abbiamo cercato di coniugare diversi stili. Sappiamo che in origine comunque, ecco, gli stili fondamentali sono Pils, Lager, e c'è una tipologia in Germania che praticamente viene chiamata Kellerbier, birra di cantina. Per cui abbiamo unito, sempre grazie al mastro birraio Achille Certezza, abbiamo unito questi cinque tipi di malto diverso e due tipi di luppoli, in modo che se lei sente, per esempio, si ha a che fare
si sente prima la crosta di pane e poi una leggera luppolatura, in modo che praticamente lascia la bocca asciutta, pulita, e non c'è quell'amaro spigoloso che si sente in tante birre artigianali dove il luppolo la fa da padrone e copre qualsiasi tipo di... Insomma, comunque una birra da assaggiare, non fosse altro perché si chiama Nata Vota e perché la sua effigie è San Gennaro, ma una birra che non resterà da sola. Sì, non resterà assolutamente da sola, perché a ottobre usciranno sia la Paliata e la Iattura. La Iattura, dove c'è certo un corno. Certo che ve li state inventando sti nomi, eh? Sì, sì, c'è un corno perché c'era il sacro e profano, per cui avevamo bisogno di un alter ego di San Gennaro, per cui questo corno che è l'amuleto tipico proprio napoletano. E la Paliata nasce perché abbiamo fatto questa birra con dei malti tostati, molto buona, però da 9,5 gradi. Dopo averla bevuta lì abbiamo detto: mamma, è una Paliata sta birra, per cui lì c'è il mastino napoletano, ci sarà a raffigurare il prodotto, e poi ce ne saranno altri ancora che va bene, ma non sveliamo, invece vi raccontiamo adesso di come due chef addirittura stellati hanno pensato di accostare, di abbinare questa birra. Venite con me. In comune con Pulcinella qui c'è soltanto il colore della giubba, perché invece Lino Scarallo fa le cose serie. Lui è lo stellato di Palazzo Petrucci, che oggi qui nell'atelier di Lello Esposito sta inventando un abbinamento, un accostamento strepitoso per questa birra. Che stai facendo, Lino? Stiamo rivisitando il fiore di zucca fritto, quello classico napoletano. Invece di essere fritto viene cristallizzato, in pratica ricaviamo dal fiore di zucca queste sfoggine sottili, c'è ricotta, c'è basilico, pomodoro e c'è provola, quindi l'abbiamo alleggerito. Mm-hmm. Poi sono ritornato in patria di nuovo, quindi nella mia piazza storica. È vero. E quindi un abbinamento tricolore per questa birra tutta napoletana. Ovvio. Sì, viva Napoli, no? Viva Napoli. Tutto quello che è Napoli va aiutato e va spinto. Un'altra stella del firmamento partenopeo, lei è Marianna Vitale di Sud, una stella che si è prestata a abbinare che cosa a questa birra Nata Vota? Ci siamo divertiti a presentare un prodotto napoletano in ogni modo. Abbiamo presentato quest'ostrica con centrifuga di Friarielli e germogli di Friarielli, che anche nel nord Europa, insomma, ben si abbina alla birra, quindi abbiamo fatto però questo abbinamento napoletano. Quindi un'idea, diciamo, anche molto, molto forte, no? Come dal punto di vista del sapore, un'idea che ha carattere esattamente come la birra di San Gennaro richiede. Esattamente, sicuramente un piatto abbinato ad una birra con una forte identità, insomma due identità non a confronto ma che camminano insieme.